Allora, proseguiamo. Vediamo se troviamo qualcos'altro fuori. Ok, proviamo ad andare di qua. Vediamo se troviamo qualcosa che ci può essere utile. Proseguiamo. Allora, qua non vedo niente di interessante, andiamo più avanti. C'è una porta qua. Se lo avessi saputo, cosa posso fare per lei, signorina? Beh, siamo calmi, eh. Allora, mi chiamo Kate, ormai non lo dico a tutti. Mi chiamo Kate Walker, sono appena arrivata. Ah, ma guarda, guarda che signora affascinante. Viene da lontano, immagino. Da New York. Da New York? Guarda, guarda. Lei viaggia sola, signorina? No, no, sono in compagnia di due amici. Sono arrivata in treno. Bene, bene. Cosa? Bene cosa? Allora, visto che ho nominato il treno, scelgo il treno. Sono arrivata col treno e... Sì, io e mio fratello abbiamo visto. Bella macchina, davvero. Non è materiale russo, vero? Bel treno, molto bello. Ciu ciu! No, in effetti appartiene a uno dei miei amici. Deve essere molto ricco il suo amico. No. Non esattamente. Ha fatto costruire questo treno per trovare Sibè. Ecco, voglio dire, per realizzare una specie di sogno. Un sogno, ha detto? Interessante. Che genere di sogno richiede un treno simile, signorina, se non sono indiscreto? Trovare Siberia? Il sogno di un bambino. Tutto si spiega. Mi può dare un po' di carburante? Non è che ce l'ha? Ho bisogno di carbone per il mio treno, solo che il trasportatore di carbone è a corto di carburante. Forse lei potrebbe vendermi un po' di benzina. Ah, è già di partenza, signorina? Che peccato, non abbiamo nemmeno una goccia di carburante. Ah, eppure distingo bene il rumore di un motore dietro di lei. Stai prendendo in giro? Ah, quello? Beh, funziona elettricità, signorina. E tutto quel fumo? Elettrico anche quello? Questo non è affar suo, signorina. Non ficchi il naso nelle faccende degli altri e lasci lavorare me e mio fratello. Sì, lasci lavorare Igor e Ivan. Ma ho solo bisogno di un po' di benzina, nient'altro. Non ne abbiamo, capisce? Niente benzina! No, 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 no. Niente benzina, niente benzina. Ok, mi stanno prendendo in giro. Io ho bisogno del carburante, però. Vediamo se riusciamo a trovare un'altra entrata. Visto che non mi sembra disposto ad aiutarmi. Proprio così, signorina. Addio. Addio. Che antipatico. Niente, ci tocca andare più avanti e vedere se troviamo qualcos'altro. Allora. Attenzione, qui c'è un'entrata. Si vede chiaramente anche se è stata nascosta dal poster. Non facciamoci beccare, Kate, che magari ci arrestano. Entriamo in una proprietà privata. Ok, piano perché lo vedo, è proprio qui. Allora, è proprio qua. Dunque, vediamo se c'è qualcosa. Qui c'è qualcosa. Vedo degli occhi dentro. Cos'è? Oh, che carino! Cos'è? Senti, ma liberiamolo. Cos'è? Ma è un orsetto polare? Miserabile carnaccia! Vedrai! Aspetta che ti acchiappo! Che tenero! Bravissimo, portalo fuori. Che io intanto controllo in giro cosa c'è.
Dunque, andiamo qui, che vedo già una tanica di benzina, guarda. Prendila subito. Perfetto. Ok, visitiamo un po' in giro, vediamo se c'è qualcos'altro. Tipo qui, cosa abbiamo? Questo marchingegno è una vera e propria schifezza. Va bene, allora non lo tocchiamo, non abbiamo nulla. Andiamo di qua. Non farti scoprire dall'altro tizio, però. Controlliamo prima in giro. Qui c'è qualcosa? No. Mi ha ingannato, non c'è nulla. Vabbè. Ok, ok, qui non vedo nulla. Se clicco qui. Signore? Sta dormendo? Ma non svegliarlo! Chi è? Cosa? Cosa vuole? Dovrei scambiare due parole con suo fratello. Ivan mi ha lasciato qui da solo. Mi ha abbandonato. Povero Igor, quanto poverino. Mi dispiace. Odioso animale. Per tutti i soldi che mi avrebbe portato. Oh, ce ne dobbiamo andare, Kate. Ecco Ivan, sarà contento di vederla. Ma lei non partire, cara signora. Me ne devo andare. Cosa? Hai lasciato partire l'americana? Imbecille! Igor, sei un emerito imbecille! C'è mancato poco. Perché non vuole che parta? Mi inquieta questa cosa. Andiamo a mettere la benzina. Via, via, via. Scappiamo da qui. Non mi fido per niente. Dunque, di qua. Non potevi passare dietro? Prendiamo la nostra benzina carica. Andiamola a mettere qui. Bravissima, Kate. Ok, azioniamo. Perfetto, ora la macchina dovrebbe funzionare. Quindi torniamo su. Torniamo alla macchina del carbone. Eccola qua. Azioniamo e finalmente possiamo partire. Oh. Ok, possiamo partire. Kate Walker, è spaventoso. No, cosa è successo? Cosa le succede? Il signor Vorarlberg è scomparso. Cosa? Come è scomparso? E adesso non c'è più. Non si preoccupi, Oscar, non può essere lontano. Lo ritroverò in un batter d'occhio. La sua salute non è più in ottimo stato, Kate Walker. E fa molto freddo. Lo so, Oscar, ma non si agiti così. Corro subito a cercarlo. Ah, penso di sapere dov'è. Deve essere andato giù nel pub. Dove c'era quella macchina con i cavalli meccanici. E qua. E qui dentro. Dovrebbe essere qua. Accidentaccio, Hans non sta affatto bene. Hans, come sta? Padre,
Hans non vuole più andare nel granaio. Tutta questa storia non è colpa sua. Non sta bene. Vuoi dei biscotti al pesce, Hans? No, non glieli possiamo dare. Ok. Dobbiamo sicuramente aiutare Hans in qualche modo. Ma non siamo dei dottori. Qui c'è qualcosa che ci può essere utile, non mi sembra. No, niente, ok. Andiamocene via. Proviamo a parlare con Oscar, ma non penso abbia delle conoscenze mediche. Kate Walker, cosa è successo? Non so proprio cosa dire, Oscar. Hans ha avuto una specie di crisi, ha cominciato a delirare. Le sue condizioni di salute non sono affatto buone. Ma è spaventoso, Kate Walker. Bisogna fare qualche cosa, così non va bene. Cerchi di calmarsi, vedrò cosa posso fare. D'accordo, Kate Walker. Faccia in fretta. Ma ormai ci conosciamo da tanto tempo, Oscar. Non mi puoi chiamare semplicemente Kate? Dunque, numeri di medici non ne abbiamo, no? Oscar, mamma, ufficio, niente. Proviamo a parlare con qualcuno, magari ci possono dire se c'è un medico qua. Direi di iniziare dal tizio nella drogheria. No, qua, scusa. Ah, da gamba di legno, ecco, non mi veniva il nome perché... Colonnello deve aiutarmi. Il suo nome prego. Non me lo ricordo. Cosa posso fare per te, Kate Walker? Hans. Non avrebbe qualcosa contro la febbre? Il mio amico è ammalato. Purtroppo no. Ho venduto l'ultima medicina la settimana scorsa. Ti prego. C'è un medico qui? O magari una farmacia? Oh, qui mi stupirebbe. Corre voce che i monaci lassù abbiano delle capacità di guarigione. Ad ogni modo, c'è chi si rivolge a loro. Colonnello, la ringrazio infinitamente per il suo aiuto. Ma quali monaci? Prego, è un piacere, Kate Walker. Ma tu ti fidi così, ma non chiedi neanche dove sono i monaci? Ok che io so dove sono, però... Non è che ci arrivi a caso tu. Parliamo un attimo anche con Oscar, vediamo se ci può dare delle indicazioni su qualcosa. Oscar! Kate Walker, ancora qui? Il signor Vorarlberg ha bisogno di lei, la prego, non si gingilli. Ma come ti permetti? Hans. Oscar, è la prima volta che il signor Vorarlberg soffre di un disturbo simile. Non conosco il signor Vorarlberg più di lei, Kate Walker. D'altronde non sono che un automa, una macchina nata dal suo estro creativo. Il sentimento di preoccupazione che in questo momento provo verso il mio creatore non è che il risultato di una combinazione di ingranaggi prevista per questo scopo. Non mi piace quando parla così, Oscar. Esatto. Aiutami. Hans non sta bene, Oscar. Ho bisogno del suo aiuto per curarlo. Kate Walker, non ho nozioni sufficienti di meccanica umana. È un sistema discretamente complesso. Certo, capisco. Cercherò di trovare qualcuno competente. La scongiuro di fare in fretta, Kate Walker. Hans Vorarlberg sembra non avere più forze. No, di trovare aiuto e ritorno, Oscar. Adesso ci pensiamo. Volevo giusto chiederti due cose. Oscar, forse dovrei andare a cercare aiuto in quella città. Ah, quella purtroppo lì là in alto. È palese che qui non ci sono medici. Ma lontanissimo. Eppure deve esserci qualcuno. Vediamo. Come fanno gli abitanti di questo villaggio quando si ammalano? Adesso andiamo a chiedere a qualcun altro. Forza, Oscar, partiamo. Lungo il tragitto troveremo sicuramente ma qualcuno. Ma come partiamo? In grado di aiutarci. Ma cosa dici, Kate? Non ci pensi nemmeno per un istante, Kate Walker. Il resto del viaggio si preannuncia lungo e pericoloso. Cosa faremo se invece non troviamo nessuno che ci aiuti? Immagino che lei abbia ragione. Hai detto una cosa stupida, Kate. Vado a cercare Kate. Aiuto. Sì, faccia in fretta, Kate Walker. Però stai anche calma, eh. Non ti agitare, Kate. Allora, torniamo indietro. A questo punto scendiamo giù, parliamo con Malca e con il tizio del pub. Io no, con i nomi, guarda, mi confondo sempre, non mi ricordo mai i nomi. Quindi lo chiamerò il tizio del pub. Ah, Circos si chiamava. Dunque, andiamo qui e parliamo prima con Malca. Malca. Sì, Kate.
Aiutami. Il mio amico Hans è molto malato. Ha bisogno di cure. Ah? Se no morirà, vero? Come la mia mamma. Non lo so. Ha molta voglia di raggiungere l'obiettivo del suo viaggio. Talvolta non basta, Kate Walker. Che cavolo, missione? Dimmi, conosci qualcuno che potrebbe curare il mio amico Hans? Al bar di Circus ci sono dei toccasana da fare resuscitare i morti. Non in quel senso. No, ho bisogno di un vero medico. Allora devi andare al monastero. Come ci arrivo? Immagino che al monastero ci siano dei monaci. Sì, dei monaci con lunghi abiti neri. Fanno molta paura, Kate Walker. Io non ci vado. Non c'è niente da temere, sono dei religiosi. E mi dici che possono curare Hans? Il vecchio patriarca è molto severo. Non curerà il tuo amico se non segui il regolamento del monastero. Come lo sai, Malca? La mamma non l'ha curata subito. A causa del regolamento. È per questo che è morta. Io non mi fido mi di loro. Terribilmente, Malca. Ma stai scherzando? Io non vado là. Questi sono dei pazzi.